è stata posizionata nella tarda mattinata di oggi da un'equipe di studiosi e tecnici del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche e dell'Istituto IRBI CNR, la boa oceanografica Fortune, nominativo per richiamare la città di Fano. Infatti la struttura, dal peso di una tonnellata e alta 6 metri, è stata ancorata a 2 miglia dalla costa fanese e trasmetterà direttamente al Fano Marine Center di Sassonia tutti i parametri per studiare nel dettaglio la salute e le attività del mare Adriatico. La boa ha una parte emersa dove abbiamo i pannelli solari che permettono l'alimentazione della boa, una sensoristica per monitorare lo stato dell'aria sovrastante e poi tutta una serie invece di sensori che sono posizionati al di sotto del pelo dell'acqua e che permettono di ottenere, di trasmettere in tempo reale tutte quelle informazioni che ci permettono di capire lo stato del mare, il suo cambiamento nel tempo, e quindi uno degli obiettivi fondamentali è proprio quello di avere un ulteriore strumento per seguire gli eventuali cambiamenti climatici a cui il nostro mare può essere sottoposto. È un investimento fatto nell'ambito dei dipartimenti di eccellenza e lo abbiamo voluto fare a Fano perché rappresenta il Fano Marine Center un'integrazione tra enti di ricerca, oltre all'Università Politecnica delle Marche, l'Università di Bologna, di Urbino, il CNR IRBIM, la Stazione Zoologica Anton Dorn e il Comune di Fano, ed è un esempio di multidisciplinarietà. Inoltre, ha proseguito Regoli, i dati saranno disponibili in tempo quasi reale, utilizzabili sia per scopi scientifici, per chiunque svolga un'attività in mare, ma anche per i singoli cittadini. La boa è in grado di fornire informazioni immediate sul vento, sull'altezza delle onde, sulla temperatura dell'acqua e così via, direttamente dal sito dell'IRBIM CNR. In quale stato si presenta oggi il nostro mare Adriatico? Il mare, come il pianeta, risente delle attività dell'uomo. Ci sono zone in cui la situazione è più grave, zone in cui la situazione lo è ancora meno, ma certamente se guardiamo il nostro mare nel complesso è urgente che ci rendiamo conto di questi cambiamenti e prendiamo rapidamente tutta una serie di provvedimenti e di azioni per prevenire quello che potrebbe essere altrimenti una situazione poi irreversibile. La boa di Fano si andrà ad integrare ad altre tre strutture posizionate a largo di Rimini, Senigallia e Porto Recanati. Sì, questa nuova infrastruttura utile per la ricerca è una tappa molto importante. Ovviamente stiamo vivendo trasformazioni climatiche, ogni giorno assistiamo anche a fenomeni particolari e quindi queste informazioni sono fondamentali per capire dove si va, per capire quali interventi si possono fare. Sono informazioni utili per tutta una serie di comparti.